Hello, I'm Stefan Christiansen from Jesus Revolution. Ciao, sono Stefan Christiansen di Jesus Revolution. Lots of people in Europe they are negative towards religion. E tante persone in Europa sono negative. When you speak to them, they say, "Hey, religion not for me, please." Quando tu parli loro della religione, ti dicono no, la religione non è per me. But this is what I found. Ma questo è quello che io trovo. People are positive to Jesus. Le persone sono pronte per Gesù. It's very hard to find anything negative to say about Jesus. È difficile trovare qualcosa di negativo su Gesù. Even atheists are respecting Jesus. You? Even atheists are respecting Jesus. Anche gli atei rispettano Gesù. Muslims respect Jesus. I musulmani rispettano Gesù. Even the communists respect Jesus. Anche i comunisti rispettano Gesù. But they don't know who Jesus is. Ma non sanno chi è Gesù. So when I talk to people, quindi quando io parlo alle persone, I always speak about Jesus. It's so simple. Io parlo semplicemente di Gesù. And they say, "Oh, what about this? Non è... What about the religious wars? Cosa la religione? What about, you know, the Christian church? Circa le chiese?" They have so many questions. Loro hanno così tante domande. And I use a very simple expression. E io ho una very, molto semplice espressione. There are many Europeans. Tanti europei. It's like they try to eat the orange with the peel still on there. Provano a mangiare l'arancia con qualcosa in mezzo. And if you try to eat orange with the peel, it tastes yuck, you know. E quando tu provi a mangiare l'arancia con la buccia. So you need to get the peel off. Devi togliere la buccia. All the stuff, something, the traditions, the history, all the stuff that is man-made. Quindi cercare di togliere le tradizioni. And if you go to the core. E se vai al centro. Mmm, it tastes good. Il gusto è buono. It's the same with Christianity. Lo stesso per la cristianità. You know, sometimes you need to get all the stuff away. Hai bisogno di togliere qualche volta quello che c'è, il contesto. What is it all about? Quindi è circa cosa è? It's about Jesus. È semplicemente what he said. Riguardo quello che lui ha detto. What he did. Quello che lui ha fatto. And who he is. È quello che lui è. So this is my encouragement to you. Questo è il mio incoraggiamento per Let's te. Let's lift up Jesus. Semplicemente parla di Gesù. Let's talk about Jesus. Parla di lui. And we will see people's hearts opening up. E noi vedremo i cuori aperti a lui. God bless you. Dio ti benedica.